Hanno scavato, poi hanno ritardato a scaricare il calcestruzzo ed è crollato tutto. La presunta causa del crollo a Favara, scritta su Facebook. A Favara, in via Brancati, lavora un consulente tecnico. È stato incaricato dal sostituto procuratore di Agrigento, Giacomo Forte, titolare delle indagini. L'esperto è impegnato alla ricerca delle cause che hanno provocato il crollo della palazzina di Treppiani venerdì scorso, 26 luglio. Appena il perito consegnerà la relazione, allora la procura deciderà se dissequestrare gli immobili confinanti con l'edificio crollato e che sono stati sgomberati, provocando l'evacuazione temporanea di 75 persone. Una prima ispezione è stata già compiuta dai vigili del fuoco, che hanno lavorato insieme ai responsabili dell'ufficio tecnico comunale di Favara. Al setaccio è la documentazione. Come la palazzina è stata costruita? Prima a due piani, poi elevata a tre. Se la licenza edilizia è regolare e se vi sono stati lavori in corso. Nel frattempo, forse, ad aiutare il lavoro delle consulente è anche il web. Su Facebook, sulla pagina di Angelo Ruoppolo Persona, sotto il servizio in video del crollo a Favara, tale Stefano Pecoraro, e nome e cognome sono molto diffusi a Favara, ha scritto un commento che è la sua diagnosi del cedimento. Non si tratta di scosse di terremoto, hanno fatto degli scavi per rinforzare l'abitazione, ma hanno ritardato a mettere il calcestruzzo e quindi la parte dove c'era lo scavo è crollata. Sono stati inesperti nel settore. Hai capito? È semplice. Come scaricare una mezza betoniera di calcestruzzo, che forse non è stata scaricata dove si è scavato e il tutto è franato. Se il calcestruzzo avesse colmato il fossato, allora l'edificio non sarebbe precipitato. Almeno così sarebbe stato, secondo il commentatore su Facebook. Pensaci, Giacomino Forte.